Al Salone delle Feste sono già in corso le prove. Su questo palco, fra poche ore, salirà uno degli artisti più amati dal pubblico del Casinò di Campione d'Italia, Mario Biondi. La sua voce calda e profonda è conosciuta in mezzo mondo. Io oggi però voglio conoscere il vero Mario, quello che si nasconde dietro il personaggio pubblico, scambiare quattro chiacchiere con lui. Chi lo conosce bene lo descrive come una persona simpatica e gentile. Senti, ma non c'è due senza tre, sei contento di tornare al Casinò di Campione? È la terza volta. Sento, e io ci sono sempre stata. Mi sento così stata. Di casa qua, che mi sembra di essere qua fisso. Eh sì. Abbiamo fatto una parte di estero nella prima tranche della tournée, ora ripartiamo, facciamo di nuovo Inghilterra, Grecia, Germania, Austria, facciamo un bel giretto così, poi andiamo a Vilnius, quindi nella zona est. Però voglio sapere un po' com'è nata la tua carriera, proprio l'inizio, quando è scoppiato l'amore e sei salito sul palco, com'è stato? Maria è colpa di mio padre. Colpa? Non è merito, proprio colpa sua, che mi ha tanto trasferito la sua passione, mi ha fatto vedere con i suoi occhi la musica, che ho imparato ad amarla grazie a lui, assolutamente. E quindi mi ha messo sul palco con lui, che avevo poco più di 12 anni. Che cosa pensi invece adesso, confrontando il tuo passato a quello che vivono i ragazzi di oggi, che vedono solamente l'esempio dei talent show? Secondo te è un modo corretto di affrontare una carriera musicale? Ma sai, noi siamo figli del tempo che percorriamo, certo. Bisogna anche accettare il tempo che va. Io non ho preclusioni. Certo, fare gavetta in televisione probabilmente porterà dei grandi frutti per certi versi e si dovrà sopperire a determinati difetti con altre cose, no? Perché poi credo che la mia gavetta era una gavetta, per esempio, di basso fondo, no? Di sottofondo, cioè eravamo un po' più nascosti, quello che contava era più la musica e adesso certo. Magari conto la parte televisiva ovviamente propende più per l'immagine, per il lavoro quel genere lì. Ci vediamo sul palco, Con piacere. Okay. Ciao. Ed ora, pronti per la serata. Cena e spettacolo. Il menù, come sempre, è curato da Lorenzo Staldari, un vero talento della cucina. Vediamo cosa ha preparato. Lorenzo, sei pronto? Certo. C'è una cosa speciale stasera, eh? Qual è il menù? Allora, partiamo con una passatina di ceci con piova rosolata e un samoglio aromatico di olive taggiasche. Dopodiché, delle orecchiette di semola di grano duro ripassate in padella con asparagi e frutti di mare. Per finire, un filetto di manzo bardato con prosciutto di Parma, carciofi stufati e una salsa al tartufo. Posso darti una mano? Certo. Dai, che cosa devo fare? Metti la crema.